Carmen la sorella. Che fine ha fatto la nota giornalista Rai? Carmen la sorella è stata per lungo tempo una giornalista della Rai molto nota ed apprezzata. Fu una delle prime inviate a fare dei reportage direttamente dalle zone di guerra ed il suo volto fu molto familiare per i telespettatori soprattutto negli anni 90. Ancora oggi sono in tanti a ricordarsi di lei con grande affetto, ma non si sono più avute sue notizie ed in pochi sanno quello che Carmen fa adesso ed i motivi per cui ha lasciato il suo ruolo. Carmen la sorella, nata a Matera nel 1955, si è poi laureata in giurisprudenza ed ha iniziato fin da subito a muovere i suoi primi passi come giornalista, facendo praticantato per il giornale Il Globo. Già nel 1987, poi, la giornalista è stata assunta in Rai, dove ha cominciato ad occuparsi di economia e politica. In seguito, però, la sorella è diventata una delle prime inviate di guerra e si è recata direttamente nei luoghi delle crisi, come in Africa, Medio Oriente, Hong Kong e tante altre località potenzialmente pericolose. In tanti sicuramente ricordano il suo volto, anche perché appunto Carmen la sorella fu una delle prime a svolgere questo compito, quando ancora non c'erano molti inviati di guerra. Purtroppo, però, non tutti ricordano o sanno che c'è stata una tragedia che le ha impedito di proseguire con il suo lavoro e l'ha portata a preferire di continuare a svolgerlo dietro le quinte. Nel 1995 lei e la sua troupe arrivarono in Somalia per fare alcuni reportage, poiché la zona era bersagliata da molti attentati in quel periodo. Purtroppo, proprio Carmen la sorella insieme al resto della troupe che la accompagnavano furono vittime di un grave attentato terroristico. Il suo teleoperatore, Marcello Palmisano, perse la vita in quella circostanza mentre lei rimase ferita, ma per fortuna riuscì a riprendersi. Psicologicamente, però, quello fu un evento traumatico che le impedì di tornare alla vita di inviata di guerra e le fece prendere la decisione di lasciare il mondo dello spettacolo. Dopo la tragedia che l'ha sconvolta e che le ha lasciato un trauma, Carmen la sorella ha preferito iniziare a lavorare dietro le quinte senza più recarsi personalmente nei teatri di guerra o comparendo in televisione. Quindi ha cominciato ad occuparsi, dopo un po' di tempo dall'attentato terroristico, delle relazioni estere per la RAI, per cui è diventata responsabile. Per via di una dequalificazione professionale, la sorella fu costretta a lasciare questo ruolo ed affrontare un lungo periodo di cause in tribunale. A quel punto Carmen intraprese una causa contro la RAI che, dopo qualche anno, riuscì a vincere e che le fece ottenere un risarcimento. Naturalmente questo episodio ha segnato un allontanamento tra la giornalista e la RAI, con cui non ci sono più state ulteriori collaborazioni di nessun genere. Nel 2007 è diventata direttore generale ed editoriale della TV di San Marino, dove ha realizzato la conversione digitale della televisione. Ad oggi, Carmen si sta dedicando al suo lavoro di scrittrice ed ha pubblicato un libro, nel corso degli ultimi anni, chiamato Verde e Zafferano. All'interno del libro vengono raccontate le proteste dei monaci buddisti contro il dittatore Suu Kyi. Ovviamente questo libro nasce direttamente dall'esperienza di Carmen, che ha assistito in prima persona alle proteste birmane, avvenute in Tibet, proprio mentre svolgeva il suo lavoro di inviata. Carmen la sorella si è sposata nel 2012 con Giuseppe Falegnami, a Sabaudia, ma non ha mai avuto figli. Nel 2019 ha deciso di candidarsi come presidente alle elezioni regionali in Basilicata, sostenuta da una lista civica, ma si è ritirata ad un mese dal voto. Voi che cosa ne pensate? Vi ricordate di Carmen la sorella e sapevate il motivo del suo ritiro e ciò che sta facendo adesso? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.